Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua Megozzo, bentornati a Bomba sul mio canale e in questo nuovo video. A grande richiesta di tutti quanti, mi state richiedendo, oltre la casa di carta, la serie con Ronaldo Junior, ragazzi, le mod singole che facevamo un po' di tempo fa su gameplay specifici e personaggi specifici. Ragione per cui ho pensato di accontentarvi con questo gameplay che mi avete suggerito in alcuni, che mi avete chiesto alcune persone di voi, su Spider-Man Into the Spider-Verse, che riprende appunto il film che è uscito poco fa al cinema, che è veramente bello. Vi invito ad andarlo veramente a vedere, perché forse non c'è più, però vedetelo perché è veramente spettacolare. Ok, wow, ci siamo ragazzi. Allora, dovremmo essere Miles Morales, esattamente come il film, che molti di voi lo conoscono come un amico di Ronaldo Junior. Però ragazzi, questo video, come detto, è un video a parte, quindi se volete magari una continuazione di qualche cosa, qualche piccola storia, qualche due, tre, qualche episodio di Spider-Man Into the Spider-Verse, potete scriverlo nei commenti, mettere un bellissimo mi piace e ovviamente iscrivervi al canale. Wow, quindi siamo Spider-Man in questo momento. O almeno credo. Non gli si vedono manco gli occhi. Forse dobbiamo uscire da qua perché c'è il papà che ci sta aspettando. Infatti qui c'è la foto del nonno, qui c'è la foto del papà e della mamma. Ok ragazzi, allora, come ben sapete, lui si chiama Miles Morales ed è un ragazzo che frequenta appunto scuola, infatti ora dovremmo andare a scuola. Il problema è che ragazzi c'è il nostro padre che ci aspetta fuori, che non vuole farci andare a scuola senza doverci vergognare, vero papà? Eccolo appunto, ci sta già aspettando. Perché deve accompagnarmi a scuola con la macchina della polizia e vestito come un agente? Sì, perché è un poliziotto. Ma molti non sanno che in realtà io sono Spider-Man. Penso, credo di essere Spider-Man, perché non so, mi sento strano, come se ci fosse qualcosa che non va. Senti papà, io apprezzo molto il tuo aiuto, ma vorrei andare a scuola per i fatti miei. Anche perché sono bello grande, posso andare a scuola da sola, non trovi? Perché papà, sono grande, posso andare da sola a scuola. Papà sta dicendo che dobbiamo dirgli che gli vogliamo bene e che ci deve obbligatoriamente accompagnare perché ci sono tante brutte persone e ha paura. Ma papà, così non diventerò mai responsabile. Papà sta dicendo che allora ci verrà a prendere al ritorno e non dobbiamo farci trovare in ritardo. Ok? Grazie papà, grazie. Vabbè, ragazzi, il nostro padre è sempre molto scocciante e il povero Miles, ragazzi, non riesce mai, e dico mai, ad avere un attimo di tregua. In ogni caso, siamo Spider-Man, quindi adesso ragnatela! Ragnatela! Ok, c'è cosa che non va. Miles, dove hai messo il costume? Ah, giusto, ci dobbiamo cambiare. Senza costume, ragazzi, niente superpoteri, mi sembra ovvio. Infatti dicevo, ragnatela, e poi cadevo a terra con cretino. Ok, qui non dovrebbe esserci nessuno, ci possiamo cambiare alla velocità della luce. Ok, ci siamo? Posso uscire? Ok, allora, ragazzi, ci siamo. Qual è la cosa più figa se non il dover andare a scuola vestiti da Spider-Man? Niente. La scuola, come ben sapete tutti, è qui, ragazzi, il nostro campus. Quindi ora andremo ovviamente da retro per non farci vedere i nostri amici. E spero che nulla turbi la mia giornata e possa passare una bella giornata a scuola con i miei amici. Quindi a sgare, ragazzi, ad andare a scuola. Ok, adesso le ragnatele le spara e anche a gran successo. Solo che qui non posso spararle bene, che oddio, infatti non ci sono palazzi su cui aggrapparsi. Oddio, ma che cosa mi sono aggrappato? No, lascia, non è ora di giocare, Miles, lascia quel carrello, dallo a una vecchietta per andare a fare la spesa. Ecco, infatti, meglio lasciarlo a una vecchietta. Noi dobbiamo andare a scuola e siamo tra l'altro anche in ritardo. Vai, bravo. Ragazzi, siamo talmente veloci che no, non giocare coi pali. Non giocare coi pali. Ecco, bravo. Dicevo, ragazzi, siamo talmente veloci che non so manco da che strada dovrei fare. Vai, ragnatela, arriva fino a là. No, il cursore non me la fa arrivare. Fino a là sì, però, sì, ce l'abbiamo fatta. Oddio, ragazzi, è una figata. Vi invito a scaricare questa mod, che comunque la trovate in descrizione, quindi potete scaricarla e vedervela, perché comunque è una figata pazzesca. Da notare la velocità che ci sta mettendo nello sparare ragnatele in una maniera eccezionale. Attenzione, oh mio Dio, siamo quasi arrivati. Mamma mia, che trick. Ok ragazzi, siamo arrivati, siamo in una proprietà di qualcuno, non ci interessa. Comunque la scuola è lì. Vai sul tetto. Madonna, che entrata.
Ok ragazzi, qui non dovrebbe vederci nessuno. Cambiamoci un attimo vestiti e sghiere e andiamo a scuola. E forse ho dimenticato gli altri pantaloni, però chi se ne frega, l'importante è che, oddio, forse come scendo da qui adesso. So voi cosa ci fate nella scuola, uno vestito come se deve andare al pranzo di Ricky Martin, che non so manco chi è. Non avete visto niente, né avete visto scendermi da un tetto, ok? Bene. Ragazzi, a quanto pare le lezioni non penso siano iniziate perché non è ancora suonata la campanella, ma dovrei fare in tempo. Buongiorno professoressa, sì scusi, sono spaventata. Quella professoressa di italiano, ragazzi, mamma mia, sghere. Fra come se c'è qualcuno o qualcosa che mi sta osservando, non riesco a capire bene. Ok, non so se sono iniziate le lezioni, ma l'autobus non lo vedo. Se non c'è l'autobus, ragazzi, vuol dire che sicuramente se ne sarà andato. Qui stanno facendo quelli di quinto uno sciopero, non ci interessa. Papà ha detto che se facciamo il sciopero ci spezza la faccia, ci spacca la faccia, anche se noi siamo Spider-Man e non ci può manco toccare, ma non glielo posso dire. Vabbè, comunque dobbiamo entrare a scuola. Che? Papà, ma ti avevo detto di non venire, ci fa fare sempre brutte figure. Oh mio Dio, aspettate, però non è... Sta spiegando al preside se ci può riaccompagnare a casa. Ma no, ma si è detto che tornavo da solo, perché ha detto che c'è stata una rapina e tutte le forze di polizia di sicurezza si stanno incentrando in banca perché c'è stata appunto questa rapina. Una rapina? Mi sta venendo in mente un'idea. Possiamo sgattaiolare e andare anche noi, però poi il nostro padre potrebbe riconoscerci. Non lo so quanto ci convenga. Vabbè, forse dovrei andare in classe, ragazzi, e lasciare queste cose agli adulti. Qui, ma questi che ci fanno? Non li ho mai visti sti bambini. Forse sono dell'altra classe, perché ragazzi, io sono nella prima C, loro sono nella prima A. Questo bambino mi è familiare. Non so, forse l'ho visto da qualche parte. Sarà il figlio di qualcuno, perché lo vedo sempre. Ma chissà chi è. Anche se, ragazzi, non sono tanto convinto. Anzi, facciamo una bella cosa. Sì signore, dovrei uscire un attimo. Posso uscire? È permesso? Figlio mi dice che basta che torniamo subito. Va bene, sì, torno subito. Ok ragazzi, sono pronto. Anche se il mio senso di ragno sta avvertendo qualcosa di strano da qualche parte. Ma, oddio, mi sento molto strano. Sembra come se qualcuno mi stia osservando. Non lo so ragazzi, se vedete qualcosa ditemelo, ditelo a Miles, perché c'è qualcosa che non va. Vabbè, in ogni caso ragazzi, dovremmo andarcene via. Dobbiamo subito andare alla banca, che forse ho capito di quale banca si tratta, senza comunque farci vedere da nostro padre, che non ci deve riconoscere. Oddio. Allora, dovrebbe essere la banca che è qui vicino. Quindi vai Spider-Man, corri Miles. Oddio, quanto corre veloce questo ragazzo. A quanto pare le forze di polizia sono già arrivate. C'è un tipo dell'FBI qui che a quanto pare non mi ha visto. Ok, possiamo smettere questa rapina e fare una bella figura con nostro padre, che non sa che siamo Spider-Man. Bene ragazzi, non ci resta altro che entrare e fare il casino più totale. Entrata in scena spettacolare tra 3, 2, 1. Oh, mamma mia. Ok, vediamo. È finita la festa, ragazzi. Oddio, c'è un criminale. No, però sta provando a sperarmi. No, mi sono imputtanato. Non ci credo. Vieni qua tu. Pensi per caso di farmi qualcosa? No. Sì, vai così. L'abbiamo crepato. Adesso, ragazzi, formazione ultra ragnatela. Oddio, che sta succedendo? Piglia questo. Oddio, l'ha stunnato ragazzi, l'ha stunnato. Oddio, che sta succedendo? Sta capendo niente. No, Miles, quali sono i poliziotti? Sono dalla parte buona. No. Spaccalo, sì, grande Miles. Oddio, gli abbiamo fatto male. Ok ragazzi, formazione ultra ragnatela. Usiamo la sweet mode. Vai, boom. È una granata stordente, granata barra ragnatela, che te fa... Non so manco io che te fa. Te fa male. Per i più scettici che la vogliono rivedere, ragazzi, granata... No, è una specie di granata elettrica ragnatela. Tiè, piglia questo, boom. Oddio, spettacolare. No, oddio, se l'è tirato a sé. Dai Miles, dobbiamo. Ok ragazzi, penso che questo sia l'ultimo rapinatore. Sbam, stai ancora campando. Ma sai chi sono io? Sono Spider-Man. Boom. Oddio, una granata elettrica stordente, un nuovo attacco. E che cos'è, mamma mia. Boom. Ragazzi, ma quante mazzate gli devo dare a questi? Ok, ultima modalità di combattimento sarebbe la web mode, che è quella normale che abbiamo già visto. Aspettate che era, la faccio vedere. Dai Miles. Ragazzi, questa è una figata pazzesca, guardate. No,
si è imputtanata la sedia. Ok, sembra che la rapina sia stata sventata con ragnatele e rimaste appese sul soffitto. In ogni caso, forse dovremmo uscire, perché se i poliziotti ci trovano qui non è il massimo, quindi dovremmo uscire. Ok ragazzi, sembra che a quanto pare la rapina sia andata a buon fine, cioè nel senso che a buon fine per me, ma non per loro. E non vedo l'ora che si parli sui giornali di me. Beh, direi che a questo punto possiamo andare a casa. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto e Miles Morales vi è piaciuto, vi invito a mettere un bellissimo mi... Oddio. Ma che cazzo? Wow. Chi sono questi? Oddio. Questo è vestito come me. E questa? Oh mamma. Questa è una donna. Questo è un uomo. Ha il costume uguale al mio. Pazzesco. Oh mio Dio, ma è vestito come me. C'è un altro Spider-Man. Un altro Spider-Man donna? Non ci sto capendo niente. Miles, mi sa che abbiamo le idee un po' confuse sia io che tu. Senti, cercate rogna, sono io il vero Spider-Man. O almeno così credevo. Oddio, non lo so manco più. Ragazzi, Miles sta avendo difficoltà. Il prossimo episodio ne vedremo delle belle. Quindi io vi invito a mettere un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale, appunto, per non perdere il prossimo episodio. Se volete un altro episodio di Spider-Man Into the Spider-Verse, facciamo 2, 3, 4, 5 episodi e poi basta. Insomma, ditemelo voi nei commenti. Spero, insomma, il video vi sia piaciuto. Vi invito a seguirmi su Instagram, che trovate in descrizione, per non perdere tutte le prossime foto, per essere salutati nei prossimi video e per non perdere i fantastici outfit che pubblico. Quindi mi raccomando, che vedete anche qualche maschera di Spider-Man che vola qua e là, quindi vi aspetto. Bene ragazzi, se volete un altro video ditemelo nei commenti, perché Miles sta per scoprire forse qualcosa di davvero interessante. E perché ci sono altri due Spider-Man, maschio e femmina, uomo o donna, non si sa. Per questo video è tutto ragazzi, Miles ci lascia con un grande dubbio e noi ci becchiamo al prossimo video. Qua mi gozzo, grazie per stare tutti. Insomma, ci becchiamo al prossimo video, ciao. Aia, mi sono fatto pure male.